pack. Nelle case dei fittavoli un tempo venivano innalzate queste statue. La fatica dei campi, eternata nel marmo, se non nel marmo, nella polvere di esso, o piuttosto nel gesso. La contadinella portava i frutti della terra, come fosse una cornucopia. Nella perennità del tempo teneva la cesta sul capo, il braccio sul fianco, e avanzava felice nella grazia filatelica, ma anche del tableau popolare, imagerie da mercante in fiera, mercante nell'aia, contadinella. Altri, non si sa bene quanto amanti della flora, anzi della fauna, innalzavano nelle loro case questi leprotti, che in realtà leprotti non erano, bensì stambecchi, bambi, dirà un film. Calcestruzzo, la base affinché staticamente reggessero, l'organo sessuale ben visibile. Il tempo li rendeva grigi, eppure essi stavano lì, immobili, a guardia della casa del ragioniere, talvolta anche del mafioso. Poi, con la musica beat, in molte case si ritenne opportuno ci fosse questa grande bottiglia. Era d'abitudine piazzarvi dentro dei papiri. Non c'era salotto che non l'avesse. Sarà stato il 1968. I papiri si sollevavano dentro la brocca, per terra piazzata in salotto. Non c'era famiglia che non sentisse il bisogno di procurarsi una damigiana e metterla lì come arredo perenne, perfino a casa di mia zia. Chissà dove è finita, quando abbiamo svuotato l'appartamento dopo la sua morte. Non ci salvammo, nessuno si salvò da questo, da questa damigiana che voleva suggerire il tempo delle discoteche, Londra, arredo pop insieme assoluto, pronto a contrapporsi alla contadinella di un tempo, al fittavolo, segno di modernità, sia pure attraverso l'eternità dell'arbusto di papiro. Pac!